saggio di oggi, Geremia, ci aiuta nella riflessione che riguarda la nostra fatica ad accettare talvolta la quotidianità. Geremia, molto giovane, per temperamento anche molto timido, si trova a dover accogliere e all'inizio, tra virgolette, anche un po' subire la missione che Dio gli affida. Ma sentiamo la parola. Geremia dice: Non mi sono seduto per divertirmi nelle compagnie di gente scherzosa. Perché il mio dolore è senza fine e la mia piaga incurabile non vuole guarire? Tu sei diventato per me un torrente infido dalle acque incostanti. Allora il Signore mi rispose: Se ritornerai, io ti farò ritornare e starai alla mia presenza. Geremia urla il suo dolore a Dio, addirittura dicendo che il Signore è diventato per lui un torrente infido e il Signore si assume la responsabilità della missione affidata a Geremia. Più avanti dirà: Io sarò con te, non ti preoccupare, non temere di essere giovane, tu sei destinatario di questa missione. Questo lacera dall'interno Geremia. È come se la missione che gli viene affidata non coincide con quello che lui sente dentro, con la povertà, con la fragilità. Questo probabilmente, e noi tutti ne facciamo esperienza, è tipico dell'essere umano che talvolta ha paura, paura di prendere contatto con se stesso e soprattutto con le proprie doti, con le proprie capacità, con le proprie possibilità. È più facile elencare i difetti che abbiamo tante volte, quello che non sappiamo fare, che evidenziare il bello che c'è in noi e che c'è anche intorno a noi. Eppure Geremia in questa lotta interiore si affida a Dio attraverso la preghiera, attraverso la relazione. Per cui noi possiamo distinguere quelle che sono le lamentele dalle lamentazioni. Le lamentele sono tipiche della persona immatura, della persona che ce l'ha con il mondo, con gli altri e anche con se stessa. Le lamentazioni sono tipiche di chi riconosce la propria fragilità, la propria povertà e la affida nelle mani di Dio. E Dio risponde. Don Alberione, fondatore della famiglia Paolina, diceva che la lotta è tra l'io che vuole adorare se stesso, tra l'io che ha paura anche di uscire e Dio che vuole conquistare l'uomo, conquistare Geremia, conquistare ciascuno di noi a forza di amore.